Cosa significa studiare fisica della materia? Facciamo qualche esempio, partendo dalla ricerca fatta qui a Trento. Fisica della materia è sfruttare i plasmi prodotti da scariche elettriche per trasformare l'anidride carbonica da problema in risorsa e usare fasci laser per sintetizzare nanodiamanti da impiegare poi nel biosensing e calcolare le proprietà di materiali in condizioni estreme per arrivare ad avere un superconduttore a temperatura ambiente e studiare la natura di sistemi complessi come i vetri, investigando la dinamica atomica alla transizione vetrosa e simulare il comportamento della materia biologica per comprendere i meccanismi fisici che sottintendono alla vita. Se questo vi ha incuriosito, il percorso di laurea magistrale in Quantum Physics of Matter fa il caso vostro. In questo video cercheremo di spiegarvi meglio cosa si intende per fisica della materia, quali sono gli obiettivi e la struttura del percorso e perché questo è interessante dal punto di vista sperimentale, teorico e computazionale. Infine torneremo alla ricerca, approfondendo cosa facciamo e quali sono le prospettive di uno studente durante e dopo la laurea magistrale. La fisica della materia è quell'area della fisica moderna che studia le proprietà microscopiche della materia, occupandosi in particolare delle fasi condensate, caratterizzate da un gran numero di costituenti e dalle loro reciproche interazioni. La fisica della materia è di gran lunga il campo di ricerca più ampio della fisica contemporanea, presentando numerose intersezioni con la scienza dei materiali, l'elettronica, le nanotecnologie, la chimica, l'ingegneria. Tutto questo per sottolineare l'ampiezza del campo di ricerca della fisica della materia, a cui sono legate oggi anche molte prospettive di sviluppo in campo applicativo ed economico. Senza stilare un lungo elenco, pensiamo alla transizione ecologica di cui si parla molto proprio in questi anni e che costituisce l'ambito primario di intervento del piano Next Generation per ridisegnare il futuro dell'Italia e dell'Europa. Lo sviluppo e l'utilizzo delle energie rinnovabili su grande scala, la possibilità di purificare l'aria che respiriamo e l'acqua dai tanti veleni prodotti dall'attività umana nei decenni scorsi, passa in gran parte proprio dagli sviluppi applicativi della fisica della materia. La fisica della materia è quell'ambito della fisica che si occupa di studiare le proprietà macroscopiche e microscopiche della materia, quindi gli elementi costituenti elementari sono gli elettroni e i nuclei, i quali interagiscono in sistemi composti da molti atomi e quindi alla base vi è l'applicazione della meccanica quantistica a sistemi a molti corpi. Le applicazioni sono molteplici e questo è un settore della fisica che coinvolge nel mondo tantissimi ricercatori. Noi proponiamo un percorso che coniuga sia gli aspetti teorici, sperimentali e di calcolo numerico e voglio sottolineare che il percorso è flessibile, lo studente se lo può disegnare un po' a piacere, secondo le proprie attitudini che possono essere più spiccatamente sperimentali o più tendenti ad approfondire gli aspetti teorici o di calcolo numerico, tenendo presente che è un vantaggio nella ricerca sia di base che applicata, sviluppare competenze che includono anche gli aspetti sperimentali da un lato e una forte preparazione teorica dall'altro, visto che le une non escludono le altre e viceversa. Come per tutti i percorsi della laurea magistrale in fisica, anche per Quantum Physics of Matter ci sono due esami obbligatori, Experimental Methods e Quantum Mechanics Fields and Symmetries. Il percorso si inizia a delineare con i 5 esami caratterizzanti da scegliere tra Experimental Physics, Statistical Mechanics, Computational Physics, Solid State Physics 1, Solid State Physics 2, Condensed Matter Theory ed infine Physics of Disorder Systems. Dei corsi scelti, uno deve essere nel settore FIS-02, 3 in FIS-03, mentre l'ultimo può essere di uno qualsiasi tra i settori scientifici proposti. Sono quindi previsti 4 esami a fini integrativi che devono essere scelti tra Laboratory of Condensed Matter, Laboratory of Energy Conversion Processes, Nanoscience,
Quantum Optics, Physics and Chemistry of Materials, Computational Methods for Transport Phenomena, Multiscale Methods in Soft Matter Physics ed Environmental Physical Chemistry. Completano il percorso due esami a scelta dello studente, che possono essere selezionati tra i precedenti: la valutazione delle conoscenze linguistiche ed il lavoro di tesi. A titolo esemplificativo, vediamo un possibile piano di studio sperimentale e un possibile piano di studio teorico-computazionale. Ovviamente, queste sono solo due delle possibili personalizzazioni del piano di studi. Il percorso di Quantum Physics of Matter si caratterizza per le competenze trasversali che spaziano tra esperimenti, teoria e simulazioni. Gli studenti interessati a questo percorso sono incoraggiati ad osare, approfittando al massimo della possibilità di mettere insieme le diverse competenze. Perché è importante avere un percorso dove si studi sia la teoria che l'esperienza? Perché nella fisica della materia la teoria e l'esperienza sono vicine. E se uno ha una buona idea teorica, può subito vederla realizzata in un bellissimo esperimento. Al tempo stesso, gli esperimenti sono ormai di una complessità tale che la loro interpretazione richiede delle conoscenze teoriche di matematica e fisica teorica di altissimo livello. Il percorso di Quantum Physics of Matter è un percorso ideale per gli studenti che vogliono fare fisica sperimentale. A mio avviso la principale ragione è che gli esperimenti che vengono condotti nel campo della fisica della materia sono esperimenti fatti da pochi ricercatori, per cui il singolo ricercatore ha il completo controllo di tutto l'esperimento, dalla sua ideazione alle misure fisiche, all'analisi dei dati e infine all'interpretazione. Allora, il percorso di fisica quantistica della materia permette a uno studente di specializzarsi a un livello molto elevato nella fisica dei materiali e nella fisica della materia. E in particolare questo è molto utile non solo per le prospettive future per gli studenti, in quanto la fisica della materia offre tantissime prospettive sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista della ricerca, ma è anche molto importante perché essendo un percorso teorico e sperimentale si può ritardare la scelta della specializzazione finale fino alla tesi magistrale. I sistemi che vengono investigati nell'ambito della fisica della materia sono decisamente troppo complessi per poter essere studiati solamente con uno strumento sperimentale o teorico o computazionale. È necessario mettere insieme tutti e tre questi metodi di indagine per poter avere una visione completa dei sistemi che si vanno a studiare. In particolare, chi è interessato ad un ambito di indagine computazionale può trovare nel corso di laurea magistrale in Quantum Physics of Matter un panorama di sistemi estremamente ampio sui quali applicare metodi computazionali quali simulazione ab initio, dinamica molecolare, machine learning e metodi di meccanica statistica computazionale. In questo modo è possibile avere un panorama molto completo del sistema in questione e soprattutto poter avere la possibilità di sintetizzare in un unico approccio tanto lo studio sperimentale quanto quello teorico, che è una metodologia imprescindibile al giorno d'oggi. Storicamente, la fisica della materia condensata nasce dalla fisica dello stato solido, che invece è ora considerata uno dei suoi principali sottoinsiemi. Il termine fisica della materia condensata fu coniato dal premio Nobel Philip Anderson quando rinominò il suo gruppo di ricerca nel 1967, precedentemente dedicato allo stato solido. Anderson ha ottenuto il premio Nobel per la fisica nel 1977 insieme a Nevin Mott e John Van Vleck per le loro fondamentali indagini teoriche sulla struttura elettronica dei sistemi magnetici e disordinati. Gli studi di Anderson sui superconduttori lo portarono anche a proporre il meccanismo Anderson-Higgs, che fa ora parte del modello standard della fisica delle particelle. Il nostro gruppo si occupa di struttura e dinamica dei sistemi complessi, in particolare dei sistemi disordinati, che sono quelli più diffusi nella vita quotidiana e includono i vetri, per esempio, delle ottiche, degli strumenti di
misura o sistemi colloidali. Noi studiamo questi materiali con tecniche sperimentali, sia di spettroscopia ottica in laboratorio usando radiazione laser visibile, che presso la Scale Facility con neutroni, raggi X o radiazione ultravioletta di alta energia. Gli argomenti che stiamo seguendo, linee di ricerca attive in questo momento, riguardano il fenomeno della transizione vetrosa, dove utilizziamo tecniche di fotocorrelazione nel tempo, e le dinamiche vibrazionali, cioè come gli atomi vibrano attorno alla posizione di equilibrio, utilizzando tecniche in frequenza, in particolare alle Large Scale Facility, come raggi X o al Free Electron Laser di Fermi in Italia con raggi ultravioletti di alta energia. La ricerca in fisica teorica della materia nel Dipartimento di Fisica di Trento è orientata principalmente verso due linee. Una linea che è la linea di fisica computazionale, nella quale col mio gruppo studiamo anche le proprietà dettagliate dei materiali ed in particolare gli spettri che vengono direttamente misurati dall'esperienza, vengono calcolati e simulati per poter comprendere le proprietà fisiche che avvengono nei materiali reali. Da un altro punto di vista c'è un indirizzo che conduciamo più teorico, e questo indirizzo più teorico mira a esplorare nuove proprietà della materia e che non sono ancora note, in particolare per esempio gli effetti topologici della materia, gli effetti a molti corpi, la superconduttività, le onde a densità di carica e tutti quelli che sono i materiali di rilevanza per l'energia e il trasporto termico, eccetera. In questo caso gli aspetti matematici sono più importanti e quindi lo studente motivato può scegliere se fare una tesi da un punto di vista più teorico e matematico o una tesi dal punto di vista più computazionale. Conosciamo tutti che cosa sono le celle fotovoltaiche e i pannelli solari. Il materiale base è il silicio, un semiconduttore che ricordiamo anche come costituente del chip, che è l'elemento fondamentale dell'elettronica moderna. Forse meno bene conosciamo i fotocatalizzatori, che sono pure semiconduttori e destinati a rivestire un ruolo sempre più importante nella transizione ecologica di cui sentiamo molto parlare in questi anni. Con i fotocatalizzatori, illuminati dalla radiazione solare, si ottiene lo splitting dell'acqua per produrre l'idrogeno verde, un combustibile pulito in grado di sostituire in futuro i combustibili fossili. Altro campo applicativo dei fotocatalizzatori riguarda la capacità delle loro superfici di purificare l'acqua e l'aria da molti inquinanti con cui vengono a contatto: sole, acqua, semiconduttori. Un trinomio di elementi capaci, con lo sviluppo della ricerca, di compiere la transizione ecologica di cui l'umanità ha veramente bisogno per continuare a sperare in un futuro sostenibile. Uno degli ambiti più interessanti nella fisica della materia è lo studio della materia biologica. Nel nostro gruppo utilizziamo strumenti computazionali per caratterizzare il comportamento e le proprietà di biomolecole quali proteine e DNA. Utilizziamo dinamica molecolare, modeling, strumenti di bioinformatica, metodi di machine learning e teoria dell'informazione per studiare la relazione fra la struttura di una proteina, il suo comportamento, la sua dinamica e la funzione biologica che va ad espletare. Il gruppo di fisica atomica e molecolare del Dipartimento di Fisica si occupa sostanzialmente di due argomenti. Il primo argomento sono le collisioni molecolari, in particolare con applicazioni all'astrofisica molecolare. Quindi come si generano nello spazio interstellare, nelle atmosfere planetarie, molecole e la formazione di queste molecole deve essere studiata in laboratorio. Il secondo tema importante affrontato nel nostro laboratorio consiste nello studio dei plasmi di non equilibrio, sono sostanzialmente i plasmi prodotti da scariche elettriche, che possono avere importanti applicazioni nel campo dell'energia e dell'ambiente, dei temi ambientali. In particolare noi ci occupiamo di conversione dell'anidride carbonica in prodotti ad alto valore aggiunto. In questo caso il plasma serve a rompere la molecola di anidride carbonica, che è una molecola molto stabile, e a ricombinarla in molecole
utili all'uomo e ai processi industriali. Durante la mia tesi magistrale ho studiato le proprietà dei materiali, in particolare dei polimeri, al fine di sviluppare per applicazioni energetiche o spaziali. E durante questa tesi ho potuto imparare a sintetizzare materiali, a studiare le proprietà e anche a verificarne poi il funzionamento producendo apparati sperimentali. E questo poi mi ha aiutato per proseguire i miei studi durante il dottorato, dove cerco di portare a livelli più alti, diciamo, questo livello di ricerca, migliorando ulteriormente i materiali che compongo. Sono una dottoranda di fisica, ho fatto la tesi magistrale qui a Trento. In particolare ho analizzato dei dati di fotocorrelazione con raggi X su un set di campioni di vetro. E nel mio dottorato adesso mi sto occupando di analizzare questi set di vetri studiandoli alla transizione vetrosa con tecniche di fotogravazione di luce, ma anche andando alle large scale facility internazionali. Ho iniziato il mio percorso in ITN dopo aver conseguito la laurea triennale presso un altro ateneo. Qui ho avuto la possibilità di seguire un percorso prettamente sperimentale che mi ha poi portato a svolgere il lavoro di tesi nel laboratorio di fisica atomica e molecolare. Durante la tesi mi sono occupato della valorizzazione dell'anidride carbonica mediante scariche elettriche. Adesso sto continuando a portare avanti il progetto di ricerca durante il dottorato, ampliando le mie competenze sia dal punto di vista di tecniche analitiche che spettroscopiche. Mi sono laureata in fisica magistrale a Trento. Durante la mia tesi ho studiato scarica elettrica a nanosecondo per la conversione della CO2 in combustibili solari. E grazie alle tante collaborazioni internazionali che ci sono, dopo la tesi ho avuto l'opportunità di fare un Erasmus post laurea di 3 mesi all'Università di Eindhoven, dove ho potuto approfondire il mio bagaglio culturale ed ora sto facendo il dottorato sempre qua in fisica. Sono laureato all'Università di Trento, dove ho seguito il corso in fisica della materia. Il mio progetto di tesi era volto allo studio della dinamica a livello atomica e molecolare in liquidi e vetri. Per condurre le mie ricerche ho collaborato con la European Synchrotron Radiation Facility a Grenoble, dove ho passato un periodo di 4 mesi e ho lavorato al mio esperimento seguendone tutte le fasi, dal design alla costruzione, alla conduzione delle misure e all'analisi dei dati. Una volta completata la mia tesi, ho deciso di proseguire il mio ciclo di studi facendo un dottorato ed ora sono postdoc all'Università di Amsterdam.